Annuncia Crimi al netto di nuovi mal di pancia. Torniamo a parlare di emergenza Covid e di impatto sull'economia con le imprese in cui crolla il fatturato, il 90% delle imprese Cosa Comune. 4 imprese artigiane su 5 nel 2020 sono finite in profondo rosso, con interi settori in perdita. Tonfo record di quasi il 90% delle imprese e calo medio del fatturato superiore al 30% per i gioielli, ma anche per tessile, abbigliamento e pelletteria, produzioni per il tempo libero e per lo sport. La situazione è addirittura peggiore nei servizi, dal trasporto alla cura delle persone, parrucchieri ed estetisti, alla ristorazione, all'intrattenimento. Le attività in perdita sono quasi la totalità, rileva un'indagine degli artigiani della CNA, che per i sostegni propongono di sostituire il parametro del 33% del calo del fatturato con un meccanismo a scalare che riduca il beneficio fino ad annullarlo per le perdite inferiori alle medie di settore. Per le piccole imprese, blocco dei licenziamenti e cassa integrazione Covid saranno garantite fino ad ottobre, comunque fino a quando non sarà a regime la riforma degli ammortizzatori sociali che estenderà le tutele. Fino al 30 giugno per tutti, conferma il ministro Orlando, anche per industria ed edilizia. 456.000 occupati in meno nel 2020, un calo senza precedenti, sottolinea l'Istat. Diminuisce anche il tasso di disoccupazione, ma perché aumentano 567.000 in più gli inattivi che hanno rinunciato a cercare un impiego. Per favorire la ripresa è necessario avere una pubblica amministrazione più efficiente, un contesto regolamentare e fiscale più favorevole alla crescita e un ulteriore miglioramento dell'efficienza della giustizia tributaria, sottolinea la Presidente del Senato Elisabetta Casellati in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario 2021. Nei giorni in cui